Allora, siamo con il presidente Santo Padre. Il Perugia ha chiuso la stagione 2017-2018 e si appresta ad affrontare con rinnovato entusiasmo e con tanta grinta la nuova stagione 2018-2019. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo visto che il marchio del Perugia è famoso in tutto il mondo e forte di questa certezza lei sta riannodando le fila partendo dalle esperienze passate. Ottimo l'obiettivo, quello di rendere più forte il Perugia con l'apporto di tutti. Ha ripreso il dialogo, mai per la verità interrotto, con i tifosi. Ha fatto un grande evento ieri di marketing. Ecco, sta approntando la nuova squadra del 2018-2019. Ecco, cosa si sente di dire ai tanti tifosi del Perugia? Ma mi sento più che di dire di rinnovare la mia assoluta volontà di far crescere ancora il club, la mia rinnovata volontà di metterci tutto me stesso, di cercare di fare le cose per bene, come credo che in qualche modo fino ad oggi, in questi 7 anni di presidenza, ho fatto, e cercare soprattutto di migliorare in alcuni aspetti che da solo che comunque riconosco che posso migliorare e che devo soprattutto far meglio. E uno di questi è quello che lei già ha toccato in questa, diciamo, in questo primo inizio di intervista, con la vicinanza alle persone, che voglio e credo che sia giusto che debba coinvolgere ancora di più le persone che ci aiutano anche economicamente in questa avventura, e cercare di stabilizzare il mio rapporto, che comunque io mi sento di dire che ho sempre avuto in maniera bellissima con i ragazzi della curva, però diciamo che quest'anno c'è anche stata l'assoluta necessità di ripartire da un punto che è quello zero, per cercare non solo di non fare più gli stessi errori, ma magari di ricreare ancora meglio quello che c'era prima, un rapporto meraviglioso. Questo così è stato e così spero che sarà nei prossimi anni. Abbiamo visto, e questo è un primo tassello per costruire, come giustamente rileva lei, un Perugia più forte e con il contributo di tutti, gli sponsor, in prima istanza i tifosi, gli sponsor, una rinnovata, armonia fra tutte le componenti che stanno attorno al Perugia. Ecco l'importanza delle strutture. Ci spieghi, ieri è stato un momento molto importante per rilanciare non solo il Perugia, ma tutta una serie di iniziative. Ce le vuole ricordare, Presidente? Guardi, cercherò soprattutto di parlare di alcuni tasselli che io reputo i più importanti, perché sono state talmente tante. C'è stata una riunione di circa un'ora e mezza dove il responsabile del marketing, Santo Boni Marco, insieme ai ragazzi, a Politelli Stefano, a Giorgia Mastrini, a Valentino, l'ultimo arrivato della nostra famiglia del marketing, che hanno diciamo, illustrato in maniera molto professionale e devo dire anche stupendo il loro presidente. Vorrei dare un dato, soprattutto con lei, signor direttore, che comunque ha un sito che credo che sia uno dei più importanti, che parla del Perugia. Il sito ufficiale, il nostro web, quest'anno ha toccato quasi, no quasi, diciamo 1 milione di visitatori, 900 72.000. Voglio soltanto far capire un attimino di che numeri stiamo parlando, perché la nostra, ecco, già mi sento perugino io. Diciamo, Perugia è fatta da 140-150 mila abitanti. Il nostro web ha raccolto 1 milione di visite. Abbiamo fatto 156, quasi 160 mila visite in più rispetto all'anno scorso. Siamo stati i primi in classifica di tutta la Lega di B
come visitatori del web, e vorrei far notare che comunque sia noi siamo in gara con città come Bari, come Palermo, come non so, come Parma, cioè città che oltre ad avere anche loro un blasone uguale al nostro come calcistico, sono comunque molto più grandi di magari di 5, 6 o anche 7, 8 volte come numero di abitanti. Quindi per me questi sono successi eclatanti che vanno al di là di quello che poi accade nel campo di gioco. E abbiamo scoperto, rilevato alcune opere che stiamo facendo e ultimando per l'inizio del campionato, tipo la costruzione di 6 skybox per le aziende in tribuna centrale, da 8 posti l'una. Abbiamo rifatto l'area hospitality, che prima voi sapete benissimo che era piccolina, era di circa 40 metri quadri, ne abbiamo fatta un'altra di quasi 200 metri quadri, proprio in virtù dell'accoglienza che vogliamo dare ai nostri sponsor, ai nostri tribunalisti, a tutte le persone che ospitiamo e che invitiamo durante la gara, e ovviamente anche ai giornalisti, insomma, poter scambiarci un caffè in maniera più ordinata e più cordiale durante l'intervallo. Guardate, abbiamo fatto tantissimi lavori sul sociale, adesso non vorrei ricordarne qualcuno perché mi sembrerebbe di sottovalutare magari un nome o un altro, ma abbiamo visitato di tutto e di più quest'anno, attraverso i calciatori, attraverso i dirigenti, attraverso la mia persona, siamo stati vicini a tantissime associazioni che hanno bisogno del nostro aiuto, anche soltanto magari con la presenza che può dare un'ora, due ore o magari mezza giornata di svago. E, insomma, ecco, è stato illustrato quello che fa il club al di fuori di un campo da calcio. Perché questo? Perché volevamo far capire, ovviamente in maniera visiva, in maniera diretta, ai nostri sponsor, che ci tengo a precisare che erano presenti 87 aziende, per noi è un record storico, una giornata meravigliosa soprattutto per quante presenze ci sono state ieri a questo sponsor day che abbiamo appena finito di portare a termine, insomma. E su 90 sponsor presenti 87, per noi è un risultato eclatante. Tutto questo condito da un progetto stadio illustrato e comunque fatto capire che da parte mia c'è tutta la volontà di portare avanti. Adesso purtroppo lì sapete benissimo che le risorse che stiamo cercando sono rilevanti, sono un numero importantissimo, malgrado le istituzioni ovviamente ci stanno vicino per la costruzione dello stadio, il credito sportivo e quant'altro vorrebbe che lo portassimo avanti, adesso stiamo cercando il modo per come pagare questi lavori. Però anche lì c'è una grandissima volontà da parte mia di portare avanti il progetto. Ultima e non di meno importanza, la cosa che ha fatto diventare meravigliosa quella giornata, il triangolare con 3 squadre scese in campo sul Curi, capitanate dai dirigenti del Perugia, una da sottoscritto, una da Roberto Coretti e una da Marcello Pimenti, che ha creato un'atmosfera veramente fantastica che ci ha unito. E dico soltanto una cosa: all'inizio ci si dava in maniera formale del lei, ci si presentava come azienda, poi dopo a fine partita eravamo tutti amici, ci chiamavamo col nome di battesimo, e devo dire che da lì secondo me possono partire tanti sviluppi come business e tanti lavori, perché sapete benissimo che il business, soprattutto in Italia, il 99% si sviluppa con i rapporti di amicizia e mai magari con dei preventivi freddi, magari fatta con una mail e basta. Quindi ecco, dopo c'è stata un finale di serata da Menchetti con un aperitivo che ci ha concluso la serata fino alle 11 di sera, insomma siamo veramente molto contenti, una bellissima giornata. Il tutto finalizzato per fare il grifo più forte, con l'apporto di tutti, tifosi, sponsor, la gente, riavvicinando le famiglie a seguire questo stupendo, perché al di là delle 180.000 persone che abitano a Perugia, il Perugia, come giustamente più volte ha detto e ha ribadito lei, è amato in tutto il mondo.
Il fatto che Nakata, quando è venuto e ha avuto modo di scambiare due parole, è rimasto entusiasta del museo che voi state rafforzando. Ecco, un'altra delle iniziative, le iniziative che prenderete al museo, coinvolgendo anche diciamo, gli ex grifoni. Quindi sono tutte iniziative tese a creare un grifo più forte, non solo sul campo, per cui già si annuncia la partenza il 7 luglio della campagna abbonamenti, ma anche il costruire una squadra, come sempre lei ha detto, competitiva. Un grifo più compatto, ma sì, assolutamente sì, è vero, anche perché in una stagione così difficile abbiamo tutti, credo, tutti, e parlo, quando dico tutti, parlo veramente di tutti, penso che abbiamo capito quanto è importante essere uniti, quanto è importante essere compatti, e se vogliamo raggiungere tutti insieme quella agognata Serie A che stiamo cercando. Ecco, bene, grazie Presidente. Intanto l'attività prosegue, è un'estate che è iniziata da ieri, ma in Perugia l'attività ferve per costruire a livello tecnico anche un Perugia più forte, più competitivo, più determinato, proprio facendo tesoro delle esperienze passate. Già si muove molto sul mercato, se ci può dire una sola, la sua volontà, che sappiamo, lei è un presidente ambizioso, lo dice la sua storia, e lo fa mettendo tutto il cuore per questa squadra, per questa città. Ecco, cosa si sente di dire ai tifosi, proprio come messaggio, oltre a quello che ha detto di ricompattamento di tutto un ambiente che è necessario per ottenere gli obiettivi? I successi nascono con l'armonia, l'armonia e col contributo di tutti. Ognuno deve fare il suo. Questo è il messaggio che il Perugia sta dando, proprio forti, forte delle esperienze precedenti. Ma guardi, il messaggio è proprio quello che ha detto lei. Vorrei ribadire il concetto che ha appena espresso lei, direttore. Non vorrei essere ripetitivo, però chiedo, se ce ne fosse ancora bisogno, serenità, fiducia nel lavoro che fa questo club da ormai 7 anni. Le potenzialità, bene o male, le sappiamo tutti. È inutile che ogni anno si vadano a cercare le frasi ad effetto, perché io dentro di me sapete benissimo quello che voglio, sapete benissimo la mia ambizione, a che cosa ambisce, appunto, però sapete anche voi benissimo le difficoltà che ci sono, economiche e sportive, perché non è detto che si spende tanto e si vinca lo stesso. Detto questo, ci sarà un impegno massimo da parte mia, da parte di tutte le persone che lavorano nel club, da parte soprattutto di Coretti e Pizzimenti, che dovranno comunque ricostruire la squadra almeno per il 60% diciamo, della rosa attuale. E quindi niente, chiedo fiducia e serenità. Ringraziamo il Presidente Santo Padre. Per costruire un grifo più forte occorre il contributo di tutti, fiducia e serenità. E questo è il messaggio che lancia il Presidente Santo Padre a tutti i tifosi del Perugia e soprattutto quelli che amano, lo devono dimostrare sul campo. Ad ognuno il suo. Sì, è vero, e ribadisco una cosa che ho già anche promesso ai ragazzi, ma non solo a loro, perché poi in questa cosa è un rispetto che si deve a tutti i tifosi e non soltanto a quelli dei gruppi, che non tollererò mai più da parte di un tesserato qualsiasi risposta negativa al pubblico, anche se fatta in un contesto che si potrebbe magari pensare di avere ragione. I tesserati del Perugia vengono a Perugia da professionisti, devono prendersi doveri ed oneri, e uno dei doveri è quello di non mancare mai di rispetto al pubblico, anche se il pubblico rumoreggia, perché il professionista sa benissimo che è pagato con cifre importanti, anche perché deve subire certi tipi di pressioni. Grazie Presidente. Grazie a voi.